Buon pomeriggio dottor Pizzul, benvenuto su Mozzafiato per la nostra rubrica Conosciamoli da vicino. Lei da giovane è stato un centromediano, ma data la sua statura, lei avrebbe forse dovuto ricoprire il ruolo di portiere, così avrebbe potuto forse strappare la maglia di Nozzoli, nel senso che poi anche diciamo ci sono solo 4 km di distanza tra i due paesi natali e solo 4 anni di differenza di età. Sì, in effetti ci siamo conosciuti fin da ragazzino, abbiamo fatto anche qualche partitella assieme. Lui già portiere, io già centromediano. In effetti per quei tempi la mia statura era un pochino debordante rispetto alla media. Dino ha subito optato per diventare un portiere e ha fatto una scelta, direi, molto molto oculata. Siamo rimasti in ottimi rapporti e naturalmente non manchiamo mai di dire noi ragazzi di allora, coetanei suoi, che però il portiere era il più scarso di tutti e quindi lo mettevamo. Senta, il calcio e il vino, due realtà importanti, due simboli della nostra nazione e anche due sue grandi passioni. Se lei dovesse aggiungere una terza oggi nella realtà attuale che ci circonda, cosa aggiungerebbe? Beh, come simbolo? Per quanto riguarda il nostro patrimonio di valori consolidati, direi sicuramente l'aspetto artistico-culturale. Il patrimonio artistico che abbiamo è incredibile. Così come è abbastanza incredibile il tipo di domanda che mi ha fatto. Mi ha fatto venire immediatamente in mente un aneddoto che mi ha raccontato, che poi era una storia, che mi ha detto vera, sempre del tema, il presidente dei sommelier austriaci, quale mi ha raccontato un giorno, eravamo in questa riunione di carattere enoico, ma tra amici soprattutto, sì. E mi raccontò che Wagner, che per loro è era un tipo anche abbastanza ombroso, dopo un po' se la prendeva, e in una serata, in una cena, una signora piuttosto petulante, diceva: maestro, ma quali sono le tre cose più importanti della vita? E allora lui, già cominciando a sbuffare, disse: allora diciamo la poesia, le donne e il vino. E questa signora: ma se ne dovesse scattare una? Diciamo, togliamo la poesia. E questa insiste. E tra il vino e le donne, lui la guardò e disse: dipende dall'annata. Bellissima. Probabilmente nella sua carriera la cronaca più difficile è stata quella del 1985 a Bruxelles, perché diciamo che la tragedia della morte di 39 persone, di cui 32 nostri connazionali, e all'epoca la mancanza di informazioni, le difficoltà organizzative e soprattutto io ritengo la sua parte emozionale profondamente toccata dalla strage, sono state in effetti delle criticità importanti. Condividi con noi cortesemente un ricordo o qualcosa che lei ha rimosso e che tu in questi giorni le è rivenuto in mente di quei momenti. Sì, lei ha usato il verbo rimuovere. In effetti, se mi fosse stato possibile, avrei volentieri rimosso, ma non tanto dalla mia memoria, dai miei ricordi di giornalista, di telecronista, ma dalla mia coscienza di uomo. Quella serata è assolutamente inaccettabile, perché non è nemmeno ammissibile che per una partita di pallone si possa essere una tragedia di quel tipo lì, con 39 morti e via dicendo. È chiaro che però al tempo stesso c'è il dovere morale anche di non dimenticare, di non rimuovere, proprio perché situazioni del genere in qualche maniera dovrebbero suonare di monito anche e di insegnamento. Per il resto una serata veramente molto difficile, anche perché, come sottolineava lei, noi eravamo in una posizione molto difficile, nel senso che non arrivavano notizie, e l'intera gestione di quella serata maledetta fu portata avanti in maniera inaccettabile, con degli errori clamorosi da parte delle autorità belghe, che ad un certo momento chiesero anche di giocare quella partita che nessuno voleva giocare, perché si erano resi conto che non sarebbero stati in grado di far sfollare
tutta quella gente inferocita senza una parvenza di partita. Quando c'era ancora Rocco, allenatore del Milan, con il quale io ero molto in confidenza perché mi conosceva fin da ragazzino, anche lui provenendo da quelle zone, e già si cominciava allora noi giornalisti a chiedere: ma come giocate domani, con quale schema, chi gioca, qua e là. E lui non voleva mai rispondere, poi un giorno dice, lui parlava sempre in triestino, allora se proprio volè che vi dico come che soghemo, Cudicini, che era il portiere, in porta, e quei altri diesi fora. Poi è chiaro che fa parte del gioco, anche noi giornalisti e tutti gli appassionati, ubbidiamo, no, a questa specie di ricerca incredibile e continua di volere razionalizzare un gioco che invece è un gioco bellissimo perché, come diceva Brera, è un mistero agonistico, quindi parliamo fin quando vogliamo, poi quante volte vince quello che doveva perdere, quello che ha giocato male e via dicendo. Ecco, ha citato Gianni Brera, e insieme a Gianni Brera sicuramente un grandissimo giornalista è stato Beppe Viola, un ricordo di entrambi. Beh, sono stati due gradi, in modo diverso. Gianni Brera è diventato un personaggio quasi mitico, un'icona, con delle capacità straordinarie a livello di comunicazione come giornalista sportivo e anche come scrittore, perché scrisse alcuni romanzi, no, in cui giocava magistralmente questa sua capacità di usare una lingua italiana contaminata con dei lombardismi. E Beppe Viola per me è stata una specie di fratello. Io sono arrivato qua che lui era già alla RAI, mi prese subito in simpatia reciproca, e lui era un ragazzo dotato di una capacità straordinaria, anche lui sul piano della comunicazione, un mago della parola, con un senso del comico incredibile e con la continua capacità di osservare il mondo intorno a lui. Lui è stato famoso per una serie infinita, alcuni dei quali è anche inserito in un libro di quelli che, perché quando andava in giro lui per ciascuno trovava quelli che, un tic, un modo di fare, no? Poi un vulcano di idee, un ragazzo veramente straordinario che ha lasciato un vuoto profondo. Per un esteta del calcio, fare la telecronaca della nazionale italiana, noi siamo temutissimi da tutti, anche adesso che abbiamo una squadra sulla carta abbastanza così, ce ne sono almeno 5-6 teoricamente più forti di noi, però ci temono tutti perché riusciamo a far giocare male tutti, e quando si gioca male in due può anche capitare di vincere. Il mondiale del 90 è un mondiale che noi dovevamo vincere, eravamo la squadra più forte, quella che giocava meglio, non abbiamo mai perso, però siamo riusciti a far capitare l'unica cosa che non doveva capitare, cioè giocare con l'Argentina a Napoli. Qualsiasi altro posto noi saremmo andati in finale. Parliamo un po' di Bruno Pizzul nella sua quotidianità normale di cittadino italiano. Un bel film o un bello spettacolo di teatro? Un bello spettacolo di teatro. Una mostra d'arte o un evento culturale? Questa è una bella domanda, eh? A parte il fatto, insomma, che c'è una parentela tra le tue cose. È vero, sono di cucina. Diciamo la bella mostra d'arte. La mostra d'arte. Senta, invece il suo piatto preferito arriva dalla sua regione? No, arriva dalla mia regione, ma è un piatto diffuso in tutta Italia che è straordinario perché è un po' la fotografia di quello che è la cosiddetta cucina italiana, che non esiste. Vale. Non esiste perché qui ogni territorio, ogni regione ha il suo modo di concepire. E io adoro la pasta ai fagioli, che è fatta in maniera diversa anche a distanza di qualche chilometro. È un piatto molto semplice, povero, però se è fatto bene, di una bontà unica. Un'ultima domanda: lo scrittore o gli scrittori che hanno caratterizzato la sua formazione e le sue letture serali o pomeridiane? No, io sono un lettore abbastanza caotico e convulso, ma comunque se devo fare una categoria di grandi scrittori che non dico mi hanno influenzato, ma mi hanno profondamente colpito e che amo tuttora profondamente, sono i grandi russi. Dostoevskij, Tolstoj, Pushkin.